Ora facciamo un duetto anche in Raffaele. Sì, sì. No, loro ridono, ma non sanno, è vero. Sono qui dai, le nostre cose. Dunque, volevo dire una cosa. Tanto io ho suonato al conservatorio, non so se lo so. Ma non mi hanno mai aperto. Io proprio ho suonato lo stesso. No, beh. Dunque, volevo dire una cosa. Ora facciamo un intervallo, chiamiamo qui il presidente dell'associazione perché ha da fare per svolgere una procedura interlocutoria. Perché interlocutori? Dovete sapere che i cantanti lirici sono abituati a fare le opere, poi quando fanno i concerti è molto più fatica che fare l'opera, perché un'opera c'è il coro, ci sono gli intermezzi, poi entrano gli altri personaggi, e il tenore per esempio canta 3-4 cose importanti in un'opera che dura un paio d'ore, anche 3 ore a volte. In un concerto è tutto più condensato e le voci hanno bisogno anche di riposarsi un pochino, quindi noi facciamo tutte queste mappine perché in effetti ci stanno a cuore gli effettisti e vogliamo che non abbiano a sottoporsi a delle performance troppo stressanti. E quindi per questo noi facciamo queste due. Sì, chiamo qui. No, io cantavo. Chiamiamo Riccardo Pagoni, presidente dell'associazione Contro Idea. Riccardo. Bel applauso perché. Allora io direi che la prosa che avete fatto ora andrebbe fatta un po' più forte perché è grazie a lui principalmente, ma non lo dico per piaggeria, lui lo sa, ma glielo dico pubblicamente tutte le volte, che Culturidea e la realtà che Culturidea ha fondato nel Congo esiste, quindi un ulteriore bel applauso forte per Riccardo Pagoni. Grazie davvero, noi approfittiamo di questo momento, innanzitutto perché volevo Maurizio Tucci qui sul palco, insieme ai ragazzi del liceo artistico Policarpo Perrocchi, perché noi adesso facciamo un'operazione, poi anche Beatrice Papi, quindi dirà un'altra cosa, ma noi adesso nominiamo socio onorario dell'Associazione Culturidea, prima di tutti è la maestra Vanna Vanini Pratesi, che però non c'è, che ritira il premio la Grazia Pasquinelli, che è questa signora, è una signora che per prima apre una scuola di danza a Pistoia, quindi se esiste la scuola di danza a Pistoia, la prima signora che apre questa scuola è questa Vanna Vanini Pratesi, e contatto a Maurizio Tucci, è una cosa molto. Uno mi toccava, Maurizio Tucci, tanto finisco con la Grazia Venini, è una ballerista, è stata ballerina professionista, è stata a maggio, ha aperto questa scuola, ha problemi di salute, soprattutto il marito, che non può essere presente, quindi il premio sarà ricordato da Grazia Pasquinelli della scuola Centro di Danza Classica e Jazz. Maurizio Tucci chi è? Maurizio Tucci è l'organizzatore del Serra Valle Jazz. Direttore della Fondazione Casa di Professione, ma colui che rende possibile il Serra Valle Jazz, che è una manifestazione ormai di livello internazionale, è Maurizio Tucci. E quindi noi siamo onorati di farlo socio onorario di Culturidea. E lascio a lui il microfono per invitarvi tutti, perché ricordate che la cosa è gratuita, lo dirà lui, una manifestazione straordinaria di jazz in provincia di Pistoia, gratuita. Quindi socio onorario di Culturidea, ci sarà un bel presente preparato dai ragazzi di liceo artistico e lascio a lui di invitarvi. Grazie, è vero, Serra Valle Jazz è orgogliosamente una manifestazione gratuita, sono 13 anni, il prossimo agosto saranno 14 e rimane gratuita, è una manifestazione che è cresciuta con tempo, è partita bene diciamo, perché già il primo anno facevamo un concerto con Rava e Sellani in chiesa, perché piove per la sera, ma comunque partimmo già abbastanza forte, ma l'anno scorso siamo arrivati a un livello di presenze ragguardevoli.
programma praticamente quasi fatto, avevo un pianista, posso anticipare qualcosa, un pianista inglese si chiama John Taylor, un chitarrista franco-vietnamita che si chiama Nguyen Lee, altri grandi personaggi di carattere europeo e tantissimi musicisti italiani e qualcuno di visto. Io sono così. Allora, intanto vorrei far venire i ragazzi con il presente. Ragazzi, non mi sento. Dove sono i ragazzi del liceo artistico? Beh, sono a cercare il futuro, il presente ormai è... Ecco, un applauso a questi ragazzi. Sofia Vermigli, è questo ritratto. Bellissimo questo ritratto. Grazie. Io ora sono vestito da sindaco, come sono il sindaco, fate finta che sia Samuele, che con me ha in comune la laurea in filosofia. Questo premio speciale. No, e questa è la nomina a socio onorario di Culturidea, che fa il sacco di musicista di sala
nel 1965. Sono andato avanti con una carriera molto fortunata perché sono nato e cresciuto in Memphis, Tennessee, capitale di soul music. Ho lavorato con tutti gli artisti grandi di quel genere e questo ricordo. Sono uno dei, come si chiama, dietro di quinta. Noi facciamo, abbiamo fatto il lavoro, le star, sì, fatto una bella musica. E che musica, nostra musica è quella musica che senti su film di Blues Brothers, Commitments, cose originali. Rifatto, è stato successo. Sono in breve, ecco sono io. Sono nato e cresciuto in music business e ho deciso di venire in Italia perché i miei mentors e insegnanti erano distributori di dischi in Memphis e avevo queste case discografiche. E ogni disco famoso da Memphis passato da loro, Jerry Lee Lewis, Elvis Presley, Isaac Hayes, tutti gli Stax Records, tutti gli High Records, Gold Wax Records e altre etichette che non avete sentito. E ho deciso quando... come si dice? Autopensionato. Per venire qua e ritirare, quello è giusto, perché anni 80 è stato un po' particolare. Ritirato e venuto in Italia a vivere per questo background che avevo in mia vita. E basta. Tutto improvvisato, non sapeva niente. Faccio una cosa. In Europa faccio mia propaganda per soul music. Ho un show di teatro che si chiama La storia della musica soul, dove io faccio sentire e capire l'evoluzione della mia musica. Sicuramente con un po' di istruzione, ok, su questa musica c'è gospel venuto da campi. Nel mio show io faccio quella canzone, poi c'è ferrovia, quella di galera. Si può sentire come questa canzone moderna aveva questa base. All'inizio, perché non ho bisogno di tanto. Per esempio, un Candidino, 1800 qualcosa, dopo una giornata di lavoro forzato, forse torna alla sua abitazione. Una parola usata tanto è home, casa. In questo senso, home sarebbe il paradiso. Sulla terra la vita non era particolarmente buona. So, in sera forse ti senti swing low, sweet chariot, come for a carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home.
Allora dove giorno potrà scegliere con voi che è il mio nome. Un vero meglio come un altro mio. Come voi che è il mio nome. So swingo, swingi, cheerio. Coming for to carry me home. Swing on, sweet chariot. Coming for to carry me home. Coming for to carry me home. So this song, Antico. Come qua. The gospel song, basta cambia, mette un po' di cordi e diventa una cosa. Georgia. Questi ragazzi più alti ci hanno donato i loro disegni, sono
ragazzi veramente in gamba, che credono nella solidarietà come tutti voi, e io li ringrazio veramente di cuore da parte dell'Associazione Futurità e da parte dei bambini del Congo. Grazie ancora. Allora, qui fuori ci sono due ragazzi del Mercatac. Qui in sala abbiamo il presidente del Calcit, Elio Pascini, e quest'anno, non so se voi conoscete il Mercatac, è una manifestazione che viene organizzata appunto dal Calcit, che è un'associazione autonoma contro i tumori, e si occupa di reperire fondi per acquistare dei dispositivi per curare i tumori da donare poi questi dispositivi all'ospedale di Pistoia. E quest'anno Elio ha avuto l'idea di fare questo calendario che raccoglie i momenti, diciamo, più importanti. Ci sono le fotografie dei bambini di tutte le scuole della provincia di Pistoia che hanno partecipato. Quindi se vorrete, diciamo, fare una piccola offerta, con 3 euro vi verrà regalato il calendario del 2015. Sono fuori quando uscite, se chi lo vorrà fare lo potrà fare. Grazie ancora e adesso vi lascio alla musica e ai nostri tenori. Arrivederci. Bene, ripartiamo con la serata. È stato un bel momento, soprattutto l'improvvisazione al pianoforte con una sola mano, avevate notato, ma è stato veramente un momento molto molto intenso. Allora ripartiamo con il secondo tempo con un duetto Dite alla giovine, tratto dalla Traviata di Giuseppe Verdi, Benedetta Gaggioni soprano e Salvatore Cilia baritono.